buongiorno a tutti. Oggi grande attività di trekking, andiamo in una zona che si chiama Valle Lunga e da grandi esperti di trekking dovremmo arrivarci, penso, in 2 orette, forse di più, anche perché non siamo esperti. Per il momento il percorso è abbastanza alla portata e niente, bello questo, ti fa venire voglia di buttarti dentro e farti il bagno, questo fiumiciattolo, rigagnolo, come lo chiamate voi? Rigagnolo, fiumiciattolo, affluente, come lo volete chiamare? Sbizzarritevi, scrivetelo nei commenti. Per capire più o meno le dimensioni delle montagne basta fare così. Questa, tra l'altro, questa qua su, sembra che ci cada in testa, talmente è in alto, una cosa allucinante. Allora, siamo arrivati al parcheggio che è a pagamento, c'è anche il coso qua dietro. La strada per arrivarci è stretta, quindi ogni tanto bisogna alternarsi con le macchine, però si fa, non è che sale tanto, quindi se volete arrivare in macchina veniteci tranquillamente. Noi siamo a 3 km, 2 km e mezzo, 3 km da qua, quindi siamo venuti a piedi. Ci siamo fermati al, non so come si legge, abbiamo preso un bel caffettino prima di fare il pezzetto di strada. Ecco, c'è il cane che abbaia. Prima di fare il pezzetto di strada a piedi, 2 chilometri ce li siamo fatti, dovrebbero essere 5. Si intravede una bella chiesetta che poi vi farò vedere. Il percorso sembra molto ben fatto, come ovviamente tutti i percorsi del Trentino sono stupendi. E niente, buon caffè a tutti. E se volete mangiare qua ve lo consiglio, anche se non l'ho mangiato, però c'è polente funghi, polente ragù, polente formaggio, uova e speck, insomma tutti i cibettini abbastanza golosi. Ho lasciato la firma all'interno della chiesetta, c'è un quadernino, una specie di diario, però non abbiamo la mucchina per disinfettare le mani, ma non fa niente, tanto io sono vaccinato, richiamato, certificato. Ok, abbiamo deciso di metterci a pranzo qua. Mangiamo un po' di paninetto, qua dietro abbiamo la compagnia delle mucche, sperando che non vengano a disturbarci. Il passo è stato fatto, adesso tra qualche secondo ci rimettiamo in marcia. Abbiamo bevuto quasi tutta l'acqua, però non ho voglia di andare a ricaricarla di laggiù. La ricaricherò al ritorno. Fa caldo, però appena le nuvole nascondono un po' il sole fa abbastanza freddo, quindi se venite qua in questo periodo, quindi parliamo di luglio, il 2 luglio, portatevi una felpa che sicuramente non fa male, un giubbottino, io ho tutto.
percorso si presenta accompagnato da tutta una serie di mucchette molto abituate alla presenza dell'essere umano che viene a disturbare, e sono molto simpatiche, sono concentrate a mangiare l'erbetta, quella più verde. Ci sono anche molte mosche, un po' di insetti strani che non conoscevo in realtà. Comunque la strada si presenta abbastanza alla portata. Fino adesso siamo a 5 km e mezzo da casa. Adesso continuiamo la nostra scampagnata con questa cornice di alberi e di montagne. Le mucche che abbiamo visto praticamente stanno dentro un pascolo recintato, ecco perché stavano tutte lì che ci accompagnavano lungo la strada. Più in là c'è qualcuno che sta suonando, quindi vedremo anche un po' di spettacolo musicale nella natura aperta. C'è un tizio che suona e noi stiamo andando a trovare. Vediamo se non si arrabbia che lo riprendo. Non lo vuole proprio vedere. Quando lo sposti, per lei è un animale, qualcosa di... Va che costruiscono questi strumenti? No, questo viene fatto in Svizzera o anche in Germania lo fanno. Ma e poi l'avete personalizzato. Sì, io ho fatto questa pittura così perché ho voluto fare un po' qualcosa. Certo. Quelli in carbonio sono pratici perché li schiacci, viene grande, poco, così è leggero, sì, però poi alla fine il suono non ho mai provato com'è proprio, il suono sarà diverso. Sì, sì, il legno fa il bel suono tipico del corno alpino svizzero, quello è il legno senza Drei Vier Teile. Wie groß, ja, dieser wiegt 5 kg und dann die anderen sind halt 1 kg mehr, 1,5 kg. Also mehr meter als 7 kilo, ne. Puoi ordinarlo magari se lo vuoi più, come si chiama, al Lavazze oppure anche giù al Oberregen, in quelle zone là. Allora, abbiamo visto anche lo spettacolino della guida turistica che fa anche questo spettacolino con il corno svizzero, mi arriva dalla regia, e veramente suggestivo, molto bello. Poi in questa vallata, ragazzi, sembra un sogno. E consigliata? Consigliatissima! Cioè, non so se vi rendete conto di quanto è grande. Io direi di quanto è grandissima. Torniamo indietro a 7 km da casa, ecco, quindi alla fine ne avremmo fatti 14. Ci hanno detto che probabilmente verso le 3 pioverà. Ma come dice un mio amico, ara pioverà, effettivamente le nuvole in fondo si vedono, sembra un po' il cielo dei Simpson. Visto che non vogliamo prendere un fulmine in testa, come mi dicono dalla regia, abbiamo deciso di tornare indietro. Passo dopo passo cercheremo di nuovo questi 7 km, questa volta a scendere. Se arrivate qua presto e vi sedete qua a mangiare, ragazzi, state proprio in grazia di Dio. Cioè, è veramente bello, questa vallata è enorme. Strada del rientro con questa musica in sottofondo è qualcosa di meraviglioso.
sembra di essere dentro un film, ti fa da sottofondo, veramente ragazzi è tanta roba. Poi questo verde, le montagne, niente, 10 su 10 ragazzi, 10 su 10. Mettiamo anche la lode. Le mucchette sono venute quasi tutte qua all'ingresso. Noi abbiamo finito questo piccolo percorso, mancheranno se no 100 metri per ritornare al barretto di prima, non so come lo volete chiamare, al rifugio, bar, non lo so, insomma comunque quel ristoro che c'è più giù. Dopodiché ritorneremo sulla terra asfaltata e ci dirigeremo verso casa, penso mancheranno se no 3 km, però insomma diciamo l'escursione finisce qua.